parliamo un po' dell'embrione di questo, di Bestia da Macello, perché poi ne parleremo meglio oggi. Ma mi piaceva capire, due persone dall'aria così serena, dall'aria così tranquilla, in realtà, che si spingono in questa fase un pochino turbolenta, con delle violenze, con delle situazioni. Perché? Ma come, allora, come mai? La vostra tutto, vita è infelice? No, avete avuto un'infanzia infelice? No, magari pure quello, ci psicanalizziamo. Ma un po' tutti, qualcosina l'hanno avuta. Ma allora, stavo scherzando, ovviamente. Io mi assumo la responsabilità di questo, nel senso che... Tanto, chi di voi è Mario? Io sono Mario. Io sono Giovanni. A Giovanni, Giovanni. Sono sempre, sempre il direttore della fotografia. Io avevo appunto i Wright, sono Mario Bonetti e Frank Negro. No, sì, lui era l'altro, era uno sceneggiatore. Perfetto. E mentre tu sei anche il direttore. Io sono il regista, sì. E lui invece è Giovanni, che è il direttore della fotografia e il montatore. Ottimo, sì. Bene. Okay. Quindi. Allora, per sintetizzare un attimino la cosa, diciamo che i fattori sono due. Io ho costruito la storia in relazione al fatto che possiedo fisicamente un macello, quindi volevo costruire una storia intorno a questo. E quindi diciamo che avendo la location era una buona cosa pensare a qualcosa che si potesse ambientare lì dentro. Quindi primo, siamo partiti da quello. Secondo, il fatto che comunque bene o male tutti quelli della nostra generazione sono cresciuti con i vari Tarantino, Scorsese, Gangster, le serie da Narcos o quant'altro. E quindi un po' di influenza c'è. Quindi anche se magari non si è propriamente innamorati del genere, però anche soltanto voler fare omaggiare qualcosa che ti ha portato poi a... A volte anche sperimentare delle linee un po' inconsuete, che voglio dire, possono portarti delle conoscenze inaspettate. Esatto, quindi il voler entrare in questo mondo tramite la porta primaria per la quale noi ci siamo approcciati all'inizio, che era poi il film di Tarantino, che è il regista più mainstream in assoluto, e quindi diciamo che il perché siamo arrivati a questo parte da lì. Quindi. Ma il titolo però ha un significato un pochino più interessante. Esatto, sì. Il titolo in realtà dopo va a affrontare delle tematiche che sono raccontate all'interno del film, che nonostante sia un gangster mascherato, in realtà dopo parla molto di amicizia, parla della brutalità dell'uomo in sé, delle maschere che le persone si mettono per rapportarsi con le altre persone, quando poi in realtà alla fine del film si scopre che in realtà gli atteggiamenti, chi di facciata pensa di esprimersi in un modo, di essere una tal persona, in realtà poi è una persona totalmente diversa. Quindi è un film di critica ovviamente sociale, ma sì, c'è un fondo di speranza alla fine, oppure fotografa la situazione così com'è, dicendo signori pensiamoci? Guarda, io ti dico la verità, io alla fine del film ne sono uscito molto pessimista, nel senso che il film è proprio stato anche, sia in quello che raccontavamo, che poi intanto che lo giravamo, è diventato proprio una vera e propria bestia da macello, nel senso che ci sono stati anche delle diatribe all'interno del cast. Non è stato per niente un film sereno nel girarlo, siamo arrivati alla fine. Capita, più di qualche volta. Sì, che ci siamo più e più volte massacrati, e non è neanche giusto illudere alla fine del film, dire che sia andato tutto bene, perché non è andata così. Però è stato utile, ci ha fatto bene, ci ha insegnato le cose che non dovevamo fare, ci ha insegnato le cose che in realtà vanno correttamente fatte, è stata una palestra. Però sai, infatti dico anche una cosa, nel senso, a volte quando si fanno progetti così corali, quindi dove ci sono, voglio dire, c'è un apporto di tutti molto significativo, il fatto che molto spesso ci siano delle controversie, secondo me invece può essere un aspetto positivo, cioè significa che chi è coinvolto nel progetto ci tiene e quindi ritiene che ciò che lui pensa sia giusto e si scontra con gli altri. È vero. Se non gliene fregasse niente, poi dice, facciamo così, tanto chi se ne frega. È vero, è vero. Quindi da un lato gli scontri, se poi portano, sempre al limite, sempre civili e sempre comunque nei limiti, se poi portano a dei risultati di crescita, ben vengano. La fortuna è che in tutti i miliardi di persone che siamo al mondo siamo ognuno differenti dagli altri, con una testa diversa. Se avessimo tutte le teste uguali non ci sarebbero così soluzioni diverse nell'arte, nella letteratura, nell'architettura, nel paesaggio, e quindi forse vivremo in un mondo molto monotono, monocromatico. No, invece così
se poi gli scontri producono sono stati sicuramente delle riflessioni, utili. Sì, sì, molto sì. Bene. Sono stati utili più che altro per il nostro poi futuro. E Giovanni me. Invece cosa ci dice? Io posso dire che questo film è un film creato dall'amicizia, questo film si è evoluto nella sua creazione. Quindi siamo partiti da un'idea base che era quella sfruttiamo il macello, però pian piano abbiamo iniziato a coinvolgere lo sceneggiatore Frank Negro, abbiamo iniziato a coinvolgere gli attori che hanno dato delle idee, hanno dato dell'incipit per continuare la produzione, a alimentare questo fuoco che è diventato. Ed è la vostra prima opera, il vostro primo lavoro insieme? No, oppure no? Secondo lavoro che abbiamo fatto. Secondo lavoro insieme. Secondo lavoro che abbiamo fatto, ma poi abbiamo fatto anche. E come siete approdati? Siamo già arrivati al terzo. E come siete approdati a questa figlio d'arte, si può dire. Tuo figlio d'arte. Lui è figlio d'arte. Ah, figlio d'arte. Sì. Io, mio padre da 30 anni ha sempre fatto cortometraggi, commedie dialettali, film dialettali anche, che dalle nostre parti sono stati molto graditi, quindi sono sempre cresciuto con la telecamera, con mio papà che faceva i montaggi alla sera dopo il lavoro, quindi sono cresciuto in quell'ambiente. Lui invece è un professionista serio, impegnato, autodidatta, però è un genietto della telecamera. No, pian piano ho la fortuna, come oggi parlavamo, che molte persone usano diciamo un secondo lavoro per finanziarsi, alimentarsi. Io ho la fortuna di essere riuscito a portare questa passione nel quindi lavoro la tua principale. Attività, quale sarebbe la tua professionalità? La mia professione è diciamo cameraman, direttore della fotografia, filmmaker, pubblicitario. Benissimo. E tu qui siamo all'interno del cinema indipendente, ma come ti collochi? Sempre nell'indipendenza oppure ti vedi meglio in questo settore indipendente o hai anche esperienze di altri settori professionali e in quali ti senti in qualche modo più libero di esprimerti e di creare o ti senti, fra virgolette, a livello sempre di creatività parlo, certo. Non parlo certo sicuramente a livello economico più gratificato. Beh, allora sicuramente quando si rapporta in un settore come il settore pubblicitario, soprattutto se non siamo a livelli intermedi, ecco, perché io non posso definirmi un regista pubblicitario acclamato mondiale, però a livelli intermedi c'è sempre una supervisione dall'alto, c'è sempre un team che vaglia e controlla il tuo lavoro, quindi non c'è mai una possibilità di espressione al 100%, però è anche da dire questo, che per esempio nella nostra collaborazione, nel nostro film indipendente, quando iniziamo a aggiungere menti pensanti singole che, come dicevamo prima, cioè, hanno il fuoco dentro per alimentare questa passione, questo lavoro, anche lì c'è il fuoco si contrasta, c'è l'acqua che cerca però di spegnersi. Però sai, voglio dire, in produzioni cinematografiche dove appunto si lavora molto di più con le emozioni, con le interpretazioni, quindi anche con i disagi personali, sia della professione che dell'interpretare un personaggio, è quasi un bene secondo me che succeda, anche magari in maniera molto più mitigata. In situazioni come pubblicità o video promozionali, siccome li faccio, ne ho fatto uno 15 giorni fa con una troupe molto giovane di Cesena, voglio dire, lì in realtà c'è la necessità di avere una pianificazione perfetta. Io devo dire che ho trovato queste troupe di giovani con cui ho lavorato molto preparate. Troupe di giovani che non perdono tempo, troupe di giovani che sanno dove devono andare e che cosa fanno, con le quali hai una discreta libertà anche di azione interpretativa all'interno però di, ahimè, essendo pubblicità e dovendo vendere, all'interno di un blocco ben definito di cose da fare. Quindi comprendo bene, però è una bella cosa che quella secondo me è una grande professionalità, perché questo ti consente di trasferire un rigore e una disciplina che sono fondamentali nell'arte. L'arte è rigore e disciplina, non è sesso, droga e rock and roll, è sregolatezza, nonostante poi ci abbiano esempi che, ma in realtà poi dopo arrivano lì, voglio dire, e sono appunto situazioni che ti formano e ti consentono poi di avere più libertà e anche più possibilità di interagire, di discutere, di confrontarti per modificare magari, certo, in corso d'opera ciò che tu hai previsto. Un film è diverso da una pubblicità.
a, tu sai meglio di me, o di un certo tipo di video. Il film, anche in fase, di lavorazione di regista, vero, trova delle variazioni, può cambiare delle battute, cioè vede delle cose, insomma. Sì, sì, sì. E beh, è una forma d'arte più alta della pubblicità. Quindi comunque tu, due opere avete fatto insieme, precedenti? Tre. Adesso uscirà la terza, le scriveremo alla prossima edizione. La terza cosa di cosa tratta? Allora, la terza è un film storico. Noi viviamo in una terra di confine, perché siamo storica terra di confine, adesso non più, però siamo a cavallo tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona. E ai tempi eravamo l'ultimo avamposto di Venezia, infatti da noi ci sono i leoni di Venezia e qua ci sentiamo ancora un po' a casa. E dall'altra parte iniziava il Ducato di Milano, e nel lontano 1536 il Duca di Savoia, invece, che era stato il Ducato di Savoia, è stato invaso dai francesi, scappa e porta con sé ad Orzinuovi il bene più prezioso che ha, che è la Sacra Sindone, e fa una cosa molto rara, che è mostrarla alla cittadinanza, cosa che è successa pochissime volte nella storia. Noi abbiamo raccontato questo avvenimento. E un altro ragazzo... È già prodotto? Film? Sì, è già prodotto. Già distribuito, già... distribuito localmente. L'abbiamo fatto vedere agli nostri abitanti del nostro paese. Attivissimi, quindi. Sì, bene, un piacere. No, dicevo che poi abbiamo conosciuto un altro regista in questo bellissimo festival, che mi chiedeva ma perché avete fatto questo film. Io ho dato una risposta molto banale, stupida, perché dovevamo commemorare il passaggio centenario. Mi fa: no, ma che cosa intendevi raccontare, qual era lo scopo del film? E io poi ci ho pensato sopra, perché in realtà non l'avevo ancora capito. Però adesso l'ho capito, nel senso che dopo Bestia a Macello ho avuto una sorta di crisi mistica, non volevo più toccare la telecamera perché era andata molto male a livello di rapporti. A livello di crew, ok. Esatto. E quindi a livello produttivo, diciamo. Esatto, ci ero rimasto male. Il film nuovo che abbiamo fatto, diciamo che è nato per un dovere morale che avevamo di doverlo fare per forza. Diciamo che è nato da sé, cioè si è costruito da solo, è nato da solo. È stata una specie di rinascita, di rivalsa rispetto a... Esatto, e soprattutto il tema principale del film stesso è che noi registi, attori, così, l'abbiamo visto nascere, siamo stati coinvolti ognuno in un modo diverso, anche perché è un film molto emozionale. E quindi è semplicemente un motore di emozioni che uno le prende a suo modo. Quindi un'araba fenice, sì, che sì. Molto spesso le attività creative sono arabe fenici, esatto, che finiscono in cenere o in distruzione, ma dalle quali poi dopo nasce sempre un bellissimo animale che ti fa sognare, che ti fa... E allora la vostra araba fenice per il futuro quale potrebbe essere? Rispondita, perché rispondo io. Al di là della prossima produzione, però diciamo proiettiamolo un po' più in là dell'immediato, insomma. Perché già ho capito che avete un immediato, quindi è inutile parlare di questo. A me piacerebbe punzecchiarvi un po' più in là. Sicuramente. Siete molto giovani, posso chiedervi l'età? Sì, ho 20 anni, quindi figurati. Tu? Io ne ho 25. Ecco, perfetto. Quindi fra 10 anni. Vecchissimo no, vecchissimo, se no io ti schiaffeggio, dai. Allora, fra 10 anni. Fra 10 anni è un po' difficile pensarci, però magari fra 5. Magari fra un prospetto, un prospetto futuro sicuramente è continuare a lavorare in questo ambiente, perché è un ambiente davvero incredibile. Cioè, io penso che io adesso sto lavorando attivamente da 2 anni in questo ambiente, professionalmente, logicamente abbiamo fatto anche prima ad autodidatta, da appassionato. Certo. E attivamente lavorandoci così e conoscendo persone professioniste del settore è una cosa incredibile, a livello sia come rapporti interpersonali, quindi stringere relazioni con professionisti del settore, sia per rapporti culturali, perché logicamente ogni regista, ogni direttore di fotografia, anche il tecnico, anche il runner, ti racconta delle storie incredibili da raccontarti a livello di produzioni, ma anche a livello proprio personale, che ti danno una... ti fanno sentire bene, ti fanno capire perché c'è questa voglia di produrre, di far cinema anche con così poco budget. Ah, ecco. Quindi quello che voglio chiederti, professionale e indipendente, allora, tra i due, qual è meglio, oppure sono indispensabili tutte e due? Perché se l'indipendente ti libera e ti sgancia un pochino di più ti consente di avere un attimino quella libertà in più nel professionale. Esatto. Se non ci fosse l'indipendente è il bocciolo. E dopo sboccia logicamente il professionale più o meno bene, sì, più o meno bene sboccia. E tu fra 10 anni? Ma io invece mai vecchietto.
No. Sì, esatto, ormai via dalla pensione. Cioè, no, io in realtà io l'avevo più in un modo diverso. Mi piacerebbe poterlo affrontare dal punto di vista magari un pochino più professionale, di un livello magari un attimino più alto. Però siccome sono uno che quando lo fa poi do tutto in quel frangente lì e mi piace concentrarmi praticamente solo su quello, vorrei magari avere quei mesi, 5-6 mesi da dedicare al tal progetto e poi magari per 2-3 anni non toccare la telecamera e pensare a qualcosa di davvero che vale la pena rifare. Quindi per fortuna ho un'altra attività che mi permette di un domani riuscire a fermarmi un attimino e poter fare qualcos'altro. Si può fare, ma questi probabilmente sono... Sì. Sono gli aspetti produttivi, i trend produttivi migliori, sì, molto spesso. Molti, sì, registi anche famosi, sapete bene di me, certo, meglio di me, che fanno magari il bel film, la bella produzione, si impegnano molto nella scrittura o nella cosceneggiatura, eccetera, eccetera. Esatto. Dopodiché stanno un pochino fermi, trovano un soggetto, ci pensano, ci riflettono, certo, e poi fanno qualche, sì, cosa. Sì, di non dover essere forzati a dover dire devo fare qualcosa per forza, perché allora magari lì dopo ti capita di trovare dei temi che poi o qualcosa che vai a affrontare che magari non ti interessa neanche. Perfetto. Allora, oggi abbiamo chiacchierato di voi, mi è piaciuto un po' conoscervi, oggi parliamo ancora meglio di Bestia da Macello. Grazie. Oggi, però in Bestia da Macello oggi tirerete fuori tutto il sangue che c'è di questa situazione. Ce n'è tanto. Ce n'è tanto. È un sangue pallido. Sangue pallido. Grazie ragazzi, grazie, ci vediamo grazie dopo.